Benvenuti nel quarto episodio dedicato alle carte Panini di One Piece, in particolare al suo 25esimo anniversario. Dopo i primi tre episodi in cui abbiamo aperto di tutto, se abbiamo sbustato starter pack, blister, box, pacchetti, di tutto e di più, oggi siamo qui su vostra richiesta, perché almeno un paio di persone, ragazzi, mi hanno chiesto di continuare, nonostante io sia abituato a fare solo tre episodi per questo tipo di collezioni. Mi avete chiesto di continuare a sbustare un pochettino e quindi oggi ho un bel po' di roba, ho degli Eco Blister, in particolare 5, per andare a vedere di trovare quelle carte in edizione limitata che sono tanto ricercate. Non mi manca tantissimo per completare la collezione, se non mi sbaglio una carta regular, qualcuna di quelle speciali e poi invece ben 4 di queste in edizione limitata dedicata alla saga di Egghead. Spero di essere abbastanza fortunato da trovarle tutte e quattro in questi 5 Eco Blister, ma non credo. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, anzi, prima volevo consigliarvi, se siete interessati a qualsiasi tipo di articolo a tema nerd, in particolare action figures, statue e quant'altro, anche a tema One Piece, di visitare il sito ilcolossodeinerd.com. Non rimarrete delusi, c'è davvero tanta roba e anche molto molto caruccia. Cominciamo! Eccoci qua con i 5 Eco Blister. Innanzitutto complimenti per la spedizione, come al solito impeccabile, da parte di Panini. Cominciamo proprio da questo. A questo punto usiamo la grazia che mi contraddistingue per l'apertura e andiamo subito a vedere. Oh, finalmente già abbiamo Chopper. Questa era una di quelle che mi mancava, quindi davvero molto contento, a parte che per la spedizione è arrivata in queste condizioni. Grazie Panini, sempre una garanzia. Poi i tre pacchetti, ragazzi, ovviamente li ammucchiamo e li apriamo tutti insieme dopo. Andiamo con il secondo Eco Blister. Quindi mi mancano tre carte in edizione limitata. Stavolta la cavolata l'ho fatta io perché ho aperto male il pacchetto. Ed ecco anche Jinbei. Fantastica, anche questa non ce l'avevo, quindi oggi mi sento fortunato, ragazzi. Andiamo con il terzo, poi se volete vi faccio una piccola carrellata delle carte. Oh, ecco qua, qui abbiamo Franky, che però già avevo, quindi va bene così. Quindi abbiamo già raccimolato 9 pacchetti, giusto? Sì. Andiamo avanti, il buon Franky, che tra l'altro me l'aveva chiesto l'amico Mauro. Quindi sarà sua. Oh, bellissima Brock. Comunque, fino adesso fortunatissimi, ragazzi. E quindi dovrei... No, me ne manca ancora una. Andiamo con l'ultimo. Speriamo bene che ci sia l'ultima che mi manca. Speriamo, ragazzi. Mi sa tanto di... Sì, Nico Robin. Fantastica, bellissima. Ok, quindi dovrei aver finito le limited, ragazzi. Diamo una piccola, una rapida occhiata. Quindi, ragazzi, spoiler, abbiamo finito le limited. Eccola qua, infatti avevamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 limited portate a casa. Sono veramente molto contento, raga. Quindi adesso si sbusta. Andiamo a sbustare qualche pacchetto. Oh, sono veramente contento. Quindi adesso la caccia è a quelle speciali del 25esimo anniversario. Me ne dovrebbero mancare una 22, 23, una cosa del genere, ragazzi. Poi ovviamente ricordate che vi porterò la collezione completa una volta ultimata. Molto probabilmente questo quindi sarà il penultimo video della serie. Eccola qua una. Però non ricordo se ce l'avevo, raga, poi controllerò. Quindi questo sarà il penultimo, vi dicevo, video della serie. Poi vi porterò la collezione completa, non appena riuscirò a, appunto, completarla. E poi si passerà ad una nuova collezione. Vedremo. Sembra che sia in uscita quella dedicata a Dungeons & Dragons. Non so quanti di voi siano interessati o appassionati a questa collezione, ma
probabilmente la porterò sul canale perché a me piace. E udite udite, si vocifera, sembra che sia così, almeno è nelle anteprime. Bella questa, bellissima. Konami. E nelle anteprime di Panini sembra che a ottobre, anche se probabilmente quando uscirà questo video sarà il 25 ottobre, ancora non ce n'è traccia, ma sembra che sia per uscire una nuova collezione di figurine e card dedicate a Deadpool. Se siete qui non è detto che siate amanti soltanto di One Piece, ma magari siete anche amanti della Marvel, quindi potrebbe interessarvi questa informazione. Eccola qui un'altra special che credo che di non avere, purtroppo non me le ricordo, quelle che ho e quelle che no, e quindi rimarrò in attesa che si sappia qualcosa in più. Credo che l'album di Deadpool quantomeno verrà presentato a Lucca Comics and Games, per cui manca meno di una settimana, ragazzi. E a proposito, ah, questa è doppia, mannaggia, questa me la ricordo molto bene. E purtroppo ce l'ho. Sarò presente a Lucca Comics and Games, non so quanti di voi ci saranno, raga. Nel caso credo di essere abbastanza riconoscibile. Fermatemi, scusate, che magari ci facciamo due chiacchiere. Molto bene, la parallel di Zoro che, se non mi sbaglio, mi mancava. Poi ragazzi, io non ho l'obiettivo di completare tutte anche le parallel, ve lo dico. Questa forse mi mancava, la 72, non ricordo. Comunque, delle regular me ne mancava solo una, di cui non ricordo il numero. E poi quindi mancano solo le special. Spero di finirlo nel più breve tempo possibile, ragazzi, in modo da portarvi il video, magari prima del Lucca Comics, ma dubito fortemente. E vai, un'altra special, non ricordo se ce l'ho, ma probabilmente mi mancava. Dubito fortemente perché adesso vedrò di fare qualche scambio con qualcuno e altrimenti, interessante, e vai, un'altra special, un nostro chopperone. Altrimenti, ragazzi, perché prima che Panini metta a disposizione l'opzione di poterle comprare singolarmente dal sito, di solito passa un pochino di tempo, un mesetto dalla release. Ok, qualcuna versione parallel mi sa che mi mancava. Ultimi tre pacchetti, vediamo un po' se ci arriva almeno l'ultima. Eccola qui, una grande Frankie. Spero che la vediate bene perché queste olografiche in questo modo non sono semplicissime, soprattutto sotto la luce. Io cerco di farvele vedere nel miglior modo possibile, in modo tale che possiate essere soddisfatti. Spero che apprezziate, raga. E mi sa che qualche parallel che mi mancava. Madonna, di questa ce n'ho un botto. Ultimo pacchetto. Ma comunque l'obiettivo di questo video era quello di raggiungere, di avere tutte le card in edizione limitata. Sono veramente soddisfatto. Qui abbiamo anche un'altra special, quindi raga, io direi che questo unboxing, questo sbustamento è andato piuttosto bene. Adesso spostiamoci nell'altra inquadratura per i saluti e le conclusioni di questo video. Ed eccomi di nuovo qui, direi che è andato abbastanza bene lo sbustamento di oggi. Sono veramente soddisfatto di aver trovato tutte le limited edition, quindi anche voi avete più o meno una panoramica di come siano queste 10 carte in edizione limitata. Quindi un altro obiettivo è stato raggiunto, non ci resta quindi che terminare la collezione. Quindi, come vi dicevo in precedenza, ragazzi, cercherò di terminare nel più breve tempo possibile con le card che mi mancano. Se vi interessa, magari chiedetemelo qui sotto nei commenti, che vi metto nel primo commento in evidenza quali carte mi mancano, così magari possiamo anche scambiare e vedere un attimino di portare a termine questo progetto. Vi porterò il video finale di questa serie su One Piece e Panini per questa collezione e fatemi sapere, appunto, raga, come vi dicevo in precedenza, se vi interessa che porti anche altri video come questo. Detto questo, raga, vado a sistemare le carte e mi faccio un po' di conti e, come al solito, ci vediamo a un prossimo appuntamento. Ciao raga, a presto!